Sabato 27 maggio il Pala Expo di Cherasco ha ospitato il convegno Il nocciolo, una corretta nutrizione in funzione di qualità e quantità, organizzato da Confagricoltura Cuneo in collaborazione con Asco Piemonte e Piemonte Asprocor e con il patrocinio e sostegno di numerosi partner istituzionali e privati. All'esterno del Pala Expo è stata allestita un'esposizione di macchinari utilizzati nella coltivazione del nocciolo. Si è fatto una discussione generale, introdotta soprattutto dal Presidente Allase e dal Presidente del Governatore Cirio. Poi nello specifico siamo andati a vedere quali sono le cause di, di un calo di produzione che si sta assistendo in questi ultimi anni. Sicuramente il clima, ma forse dobbiamo anche affinare un po' di più le tecniche. E Abbiamo focalizzato sulla concimazione, nutrizione delle piante eh, e gestione del verde all'interno del noccioleto. Parametri sempre più importanti per una cultura che si sta sviluppando 148 anche perché oltre 348 milioni di euro per digitalizzazione, demografia, origine urbana, periferie ettari, e quindi sostenibilità, sostenibilità ambientale affinare sono le questi i punti le, cardine del programma presentato dall'adduto comunale di Torino per l'utilizzo, di dire che lo sviluppo tecnologico per deve andare di pari passo con l'aumento della produzione con il futuro e il Conte nocciolo che sta, giugno, si sta evolvendo. milioni di italiani in viaggio nonostante il instabile, un, un giro d'affari da quasi 6 miliardi. Presso il Rondo dei Talenti di Cugno è stato presentato il rapporto dell'economia che è stato fatto per il 2022 un po più della FBIC, da sottolineare la forte presenza sia in sala sia collegato via streaming. Sì, siamo arrivati ormai alla non edizione di quello che è un evento ormai a tiratura nazionale. chiaramente negli anni abbiamo sviluppato tutte quelle che sono le caratteristiche della filiera, siamo partiti da quelle che erano la scelta delle cultivar per... Poi al finale quelle maccani, che sono le tecniche di, di coltivazione e non oltre ultimo quella è comuni, che è la commercializzazione. È chiaro che è un settore che è cresciuto moltissimo, perché 90.000 ettari sul territorio nazionale sono tanti, soprattutto perché sono stati realizzati questi impianti negli ultimi 15 anni. È chiaro che però il settore ha bisogno di essere armonizzato in questo momento. Quello che noi chiediamo è che la regia ministeriale sia più presente perché c'è un tavolo corridicolo che in questo momento ha stanziato dei soldi a favore del settore ma non sta operando concretamente per tutta una serie di motivi legati anche al Covid e vicissitudini che sono venute successivamente al cambio della politica. Per cui chiediamo maggiore attenzione al settore, sappiamo che il settore chiaramente eh, a fronte delle criticità anche per quello che riguarda i prezzi, che in questo momento non sono particolarmente remunerativi, però abbiamo anche altre carte da poter giocare, perché tutto quello che prevede la carbon farming, quindi l'istituzione di questo nuovo registro dei crediti di carbonio, danno la possibilità su un territorio come il Piemontese, con 30.000 ettari, di cui 23.000 in provincia di Cuneo, eh, di poter dire la sua su quella che è una coltivazione sicuramente... Eh, all'avanguardia per quello che riguarda la sostenibilità e la biodiversità. Griseria, dunque abbiamo sentito un'annata non facile per il nocciolo, voi vi siete ritrovati, siete tantissimi, quasi 700 in streaming e anche qui presenti al palazzo di Cherasco, quali sono i principali problemi che deve affrontare il settore ma soprattutto qual è il tema di questo incontro? Allora sì, non è stata un'annata facile perché i prezzi sono stati veramente bassi, la produzione è stata bassa, c'è stata una concomitanza di aumento dei costi di produzione Qui nel convegno si è voluto fare il punto su uno di quelli che gli aspetti della coltivazione del nocciolo che è la concimazione. Ormai bisogna fare attenzione a tutti gli aspetti perché non c'è più una marginalità che permetta di fare errori. Quindi l'agricoltore deve essere consigliato dal punto di vista tecnico, organizzativo. Per ottenere il meglio possibile dalla propria coltivazione. Convegni di questa portata come quello a cui stiamo assistendo oggi Cherasco per venire incontro alle esigenze dei vostri associati, sempre molto partecipati. Sì, è un grande orgoglio, c'è tanta partecipazione anche in streaming, da tante regioni d'Italia ed è fondamentale in questi incontri dare più comunicazione possibile. Dottor Cristofori abbiamo visto un affollato convegno dedicato al Nocciolo organizzato dalla Confagricoltura. Su che cosa, è, che cosa è emerso nel suo intervento? Sì, grazie. Eh, sì, il convegno è assolutamente molto frequentato, devo dire. Eh, abbiamo parlato di aspetti legati alla nutrizione, alla necessità di razionalizzare questa importante operazione culturale nel Corileto per poter garantire ai nostri impianti eh, produttività, resilienza e ridurre ovviamente anche l'impatto ambientale che la somministrazione dei fertilizzanti eh, presenta eh, negli agroecosistemi. Un prodotto, il nocciolo che deve stare comunque al passo con i tempi, e soprattutto anche dal punto di vista tecnologico. Assolutamente sì, e sotto questo aspetto è, diventa assolutamente determinante la contaminazione, le sinergie tra istituti di ricerca, di trasferimento tecnologico e mondo produttivo. Quindi dobbiamo essere assolutamente più uniti nel, come dire, nel migliorare e innovare il comparto perché questo è un aspetto assolutamente importante e vincente per le sfide future. In tal senso mi piace anche ricordare che recentemente... Università degli Studi della Tuscia ha sottoscritto un accordo quadro con Agrion proprio per sviluppare delle collaborazioni e delle sinergie che porteranno, ci auguriamo, poi a un trasferimento tecnologico nel settore produttivo. Presidente, il settore corrioricolo purtroppo sta attraversando un periodo non facile, le ha evidenziato tre fattori, tre aspetti fondamentali. Beh, innanzitutto i periodi sono non facili per tutti, per chiunque, perché se voi mettete in fila la pandemia, la crisi energetica delle materie prime, la guerra. Nel campo agricolo la siccità o le alluvioni a seconda del due luoghi in cui ti trovi in Italia e anche il, tutto il discorso della peste suina sicuramente noi abbiamo tante nubi all'orizzonte. Eh, il dato però deve essere che abbiamo una grande forza che è la qualità delle nostre produzioni. Però è innegabile che produciamo meno nocciole, ce le pagano di meno e i costi sono aumentati. e La concomitanza di questi tre fattori può determinare quella che si chiama la tempesta perfetta se non ci attiviamo ed è del motivo. Per cui stiamo lavorando, tanto come regione con Agrion, finanziando tutti i studi perché ci dicano il motivo del calo di produzione. La scienza ha dimostrato di saper risolvere malattie gravissime come la xylella, come la peronospora, come altri problemi che un tempo erano problemi che ti mettevano a crisi, in crisi davvero il raccolto. Quindi con la scienza noi risolviamo, quindi andiamo dal medico per curare le nostre piante sostanzialmente. Sul prezzo, dobbiamo, io ho fatto convocare una riunione. Con le Camere di commercio, ragionare su una eh, definizione della commissione prezzi che partano da un prezzo standard di produzione, perché il prezzo standard per produrre nocciolo in Piemonte è più alto che nel resto d'Italia e, e nel mondo, ma è anche una nocciola di maggior qualità e la qualità bisogna pagarla. Quindi con questi elementi, io credo che le nubi che ci sono, come ci sono nella vita di tutti in questo momento storico, però riusciremo a superarle per un futuro roseo dell'agricoltura piemontese ed anche della corilicoltura. La giornata è continuata con il consueto porta Aperte della ditta Chianchia specializzata nella produzione di macchine per la raccolta, pulizia e dissicazione delle nocciole. E come tutti gli anni ormai di consuetudine siamo molto orgogliosi di ospitarvi qua presso il nostro Porta Aperte, con tutta la gamma delle nostre novità che viene fatto tutti gli anni in concomitanza con il convegno sul nocciolo. E ci fa piacere avere molti clienti già affezionati e sperare di avere ulteriori Nuovi e siamo molto apprezzati, abbiamo gente anche dal Veneto, abbiamo dei clienti delle delegazioni dall'Ungheria, oggi è tutta una cosa piacevole avervi qua ospiti a casa nostra. C'è un espansione per quanto riguarda la coltivazione del nocciolo? Sì, ormai la nocciola una volta era un prodotto marginale, veniva messo dove, diciamo, dove non veniva niente, adesso ormai ha preso anche altre regioni, oltre che il nostro Piemonte e molto anche all'estero. Abbiamo concluso dei contratti ultimamente anche con il Giappone, diciamo, anche in Giappone. Hanno messo la nostra nottola delle langhe.